Ed eccoci di nuovo in diretta su Radio Charlie, e come promesso abbiamo una bellissima telefonata in diretta con un grande amico che ormai abbiamo imparato a conoscere tutti quanti, no? Molti lo conoscono, e se io vi dico appunto Perezzello voi già mi avete capito. Allora, eccolo qua in diretta con noi. Ciao Nick, buongiorno. Buongiorno, amore bello. Buongiorno Nick. Ti saluta anche Vincenzo, benvenuto. Avevo ragione ieri sera. Vincenzo, amore bello, buongiorno, grandissimo amico mio. Buongiorno davvero. Radio, sempre a queste radio che fate questi casini voi. Sempre questi casini facciamo noi. E allora, ti volevo dire una cosa, Nick. Noi siamo intanto contenti di averti qui in onda con Radio Charlie. Però volevamo chiederti una cosa: come mai sei diventato così, insomma, famoso? Da un'idea quasi per gioco, no? È nata per gioco tutto questo. Sì, ma diciamo che era luglio del 2015 quando ho chiamato la prima volta il mio amore bello. Dal 2000 è stata una ondata dei miei piaci, di tutte le condizioni bella. Non me le sono aspettate nemmeno io. Dal 2015, insomma, questa passione, e poi niente, poi insomma dai piaci ci hai preso gusto e quindi hai continuato su questa strada e oggi ti conoscono tutti. Certo, tutti, diciamo che quelle che mi seguono, che hanno imparato a seguire, poi si sono affezionate a questi personaggi. Sai che io... Quando ti amare amore bello è una bellezza per tutto quanto il mondo. Uno sono io, Nick. Uno è lui, uno è Vincenzo, amico mio. Uno è Vincenzo, il tuo grande amico, perché grazie a lui che noi siamo riusciti ad avere il contatto con te, perché so che c'è questa bella amicizia con questo bel personaggio di Loggiano Gradina, no? È un ragazzo che vogliono bene tutti e quindi si fa volere bene anche da un po' da tutto il circondario, perché lo conoscono ormai tutti, quasi quanto te. Certo, io ne approfitto per salutare a tutte Loggiano, eppure un pochino a San Marco. Tu sei di Terranova. Tutte quante, soprattutto a quelle col Perezzello bello che vanno in giro per Loggiano. E noi ce l'abbiamo una ragazza qui, la voce femminile, Maria Carmela, sì. In studio, che ti saluta. Ciao Nick. Io ciao, sono Maria Carmela. Ciao. Io sono rimasta un po' in silenzio perché la tua voce, devo dire che incute un po' di timore, quindi ho paura per quello che potresti dire, quindi sto brava al mio posto. Allora esco dal personaggio un secondo. No, va bene, ne approfitto per salutare tutti, ragazzi, davvero gentilissimi, mi avete fatto una sorpresa bellissima. La sorpresa ce l'hai fatta tu, sì. Sei davvero un ragazzo simpatico e devo dire davvero bravo, quindi ci fa piacere averti qui con noi. Però dobbiamo lasciare spazio a te perché stiamo parlando troppo noi. Allora, improvvisaci una telefonata a Maria Carmela, che così si prepara per un incontro, perché so che tu in alcune situazioni poi ti imbuttanisci proprio. Grazie. Ok, allora rientro in... Rientra nel personaggio. Vai. Ok. Uè, Maria Carmela bella, non ti devi impaurare delle mie voci, perché questa è una voce sexa, è una voce che io quando le faccio le femmine si squagliano e quindi si piazzano subito il Perezzello e si imbuttaniscono per me. Maria Carmela bella, mamma mia quanto sei bella, Maria Carmela, tu quando esci a Roggiano di sabato mi sa che tu ti imbuttanisci solo nel vestimento e non nel comportamento, come giustamente ti dico. E mi raccomando, tutti quei maschi belli, falli uscire pazzi nelle piazze. Mi raccomando, Maria Carmela bella. Grazie. Sei una ragazza davvero, davvero speciale, pure che io non ti conosco, solo il nome mi ispira fiducia. Mi ispira una fiducia bella che tu non te le puoi neanche immaginare nella tua mente. Nella tua mente. Che va bene l'estate e la menta fresca ci vuole bella. Con un bello mojito fresco, bello con la menta.
Alla grande. Sta già squagliando Maria Carmela. Oddio, che esperienza. E dai messaggi che stiamo ricevendo sta squagliando anche Maria Luisa da Lamezia insieme a Samantha. Anche loro stanno squagliando perché vedi anche a Lamezia comunque sei arrivato. Tu sei da queste parti, diciamocelo, e abbiamo l'onore di averti proprio a pochi chilometri da Roggiano, perché sì, tu sei di Terranova. Lo possiamo svelare, sì, Terranova da Sibari. Terranova, sì, da Sibari. Io vorrei fare ufficialmente un annuncio in radio: da oggi sono single, sono rimasta da sola. Non ho capito, sento un po' distante. Dicevo, dopo questa bellissima telefonata, oggi ufficialmente sarò single, quindi... Wow, che bellezza bella! Che bellezza bella! Senti, tuo zio con la marroita come sta? Ho sentito... Ma diciamo che è stato un problemino perché stavamo mangiando tutte, no? Un sacco di cose da mangiare a scatta, tipo con le porpette, tutte quelle piccicelle belle. A un certo punto si è alzato e ha detto: mamma mia, mi sente male, mi fa male di sotto. E te zia, che è successo? Che non è successo? Ha detto: dobbiamo correre all'ospedale che mi è scattata la metropoli. E allora abbiamo lasciato tutte le forcine, tutti i coltelli, ci siamo messi in macchina e siamo andati all'ospedale. Poi meno male che ci hanno curate tutte. E mo sta bene, si sta riprendendo. Ce lo saluto, insomma. Sono problemi che tu non ne puoi avere manco l'idea. Mi è scattato pure a me la morroide questa estate. E alla miseria ti capisco. E anch'io come tuo zio non mi posso mettere più il perizzello, proprio. Mannaggia, perché sono problemi. Sono proprio fastidio quello. Laccio che si mette proprio là nella memoria. te la spacchi. Ma che belli discorsi belle. Sì, la nostra radio effettivamente. Sai, è... il ciarlatano, non so se Vincenzo ti ha detto, è un po' un programma che va così, no? Intanto ruota libera e poi svolge temi che non tutti hanno il coraggio di farlo. Quindi qui al ciarlatano abbiamo svolto, si parla sempre di cose, le cose più strane, si parla di tipo, abbiamo parlato di film hard, insomma, di tutte queste cose un po' che. Di tutte cose belle. Tutte queste cose belle dove un perizzello ci è sempre, diciamo, è protagonista un po' dappertutto, quindi ho capito, facciamo okay. Sempre questi discorsi. Ultima domanda, poi ti lascio perché so che insomma tu ci hai regalato un po' del tuo tempo, però diciamo anche agli amici che ci ascoltano che sei una persona che lavora, c'ha una vita insomma dove la mattina si alza e se va a buscare il pane, come si dice dalle nostre parti. Certo, sì, infatti faccio tutt'altro nella vita, insomma faccio il webmaster, web marketing, tutte queste cose qua, e il web e mezza. È una persona seria, serissima, perché chi regala sorrisi molte volte insomma si pensa che non abbia una vita seria, invece chi regala dei sorrisi è sicuramente una persona intelligente, perché anche inventare un personaggio del genere insomma ci vuole anche un po' di intelligenza, no? Bisogna essere delle persone che abbiano un inventivo fuori dal normale, quindi tu hai inventato un personaggio. No, a me da quando ero piccolo insomma mi è sempre piaciuto far ridere la gente, perché ormai siamo in un mondo davvero molto triste. Bravo Nick. Ci vuole un po' di risata, un po' di divertimento, se no davvero ci andiamo a ammazzare sola. No Nick, io sorrido 24 ore su 24, tu lo sai, no? Tutti i risati capimani. Grande Vincenzo. Un saluto agli amici di Vincenzo, ai parenti della Germania. Grazie Nick, grande. Sai che stavolta non ho dormito. Scusa Vincenzo, ma accavalliamoci. Stava dicendo Nick? Ho detto faccio tutto un saluto alla Tedeschia. Proprio alla Tedeschia. Alla Germania, dove ci sono quelle femmine bionde col perizzello bello. Le cose di fuori. Con le scocche di fuori, proprio belle. Sì, è bello. Mamma mia, mi stai facendo imbuttanire pure a me stamattina che non mi aspetta. Sei grande, sei davvero grande, noi continuiamo a seguirti nella speranza poi di averti proprio negli studi di Radio Charlie. Radio Charlie è una radio che diciamo già ha una storia, diciamo, di qualche anno fa, poi era una radio che aveva finito un po', ecco, di trasmettere, oggi sta rinascendo e c'è questo bel progetto, siamo una piccola grande radio, vogliamo diventare insomma. Buona, vi auguro solo il meglio. L'ultima cosa Nick, e poi davvero ti lascio, ecco,
come il fatto di Crotone, dici che sei andato anche tu alla festa a Crotone, poi insomma te sei ritornato. Sono stato là, mi ci ho portato mio cugino. Dice, vieni a Crotone che stanno festeggiando come i pazzi, vieni che c'è tanto di quel vino e birra, cirolo, un sacco di vino e belle, vieni che festeggiamo. Sono andato, ha vinto il Crotone matematicamente. E poi hanno iniziato una festa che è durata forse l'altro ieri e finita. Ma non mi ci sono capito niente. Mi sono trovato in una cosa scasciata che non sapevo nemmeno io dove. Ho chiamato il mio amore bello che si viene a raccogliere che forse sono a Crotone da tre giorni. Però diciamo poi è andato tutto bene, mi sono ricordato a casa, è andato tutto a meraviglia, meno male. Grande, grande Nick, davvero ti aspettiamo a braccia aperte qui a Radio Charlie, sarebbe un grande piacere averti qui con noi. Grazie mille. Perché la bellezza, sai qual è tua, non è solo il fatto del, diciamo, del personaggio di per sé con la voce, ma le storie, capito, se cioè davvero trovi delle storie che fanno davvero ridere alla grande, perché storie di vita quotidiana, amore, che poi tra l'altro sono storie di vita vere, cioè, credo che succedono e che tu le porti davvero così con un po' di fantasia, ma sono con un po' di fantasia, quell'accento un po' particolare dell'italiano un po' spaccato e niente, del calabrese che si sforza a parlare in italiano, del calabrese che si sforza a parlare l'italiano, davvero guarda grande, continua così perché ti auguriamo una strada bellissima, già ci piaci già così, quindi se il tuo successo è un po' il successo di tutti quanti i calabresi, perché insomma meno male. Sei un grande, ti salutiamo, ti lasciamo alle tue cose, grazie Nick, ciao, ci sentiamo dopo, grazie mille a tutti voi di Radio Charlie, un saluto e un bacione enorme. Ciao. Grazie, anche a te, ciao. Grazie. Mi raccomando, non buttanitelo anche se non vi vedo. Ciao, alla prossima Nick, ciao, grazie. Ci vediamo. Ciao. Dopo Nick, ci sentiamo dopo, grazie. Ciao. Ciao. Simpaticissimo. Pietro.